Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo subito, è domenica. Noi cosa facciamo di domenica? Allestiamo finalmente, finalmente una domenica a casa. Stiamo cercando di montare il lampadario. Questo è un lampadario che abbiamo preso Leroy Merlin. Volevamo questo effetto con i cavi, sospensione, eccetera. Solo che adesso stiamo cercando la posizione giusta per le lampade e poi dovremo andare a tagliare questo immenso, lunghissimo cavo di 5 metri per renderlo corto e adatto al nostro spazio. Domeniche produttive. Buongiorno, questa mattina siamo in modalità Luna. Come vi dicevo nell'ultimo vlog, Luna ha avuto un po' di problemi di stomaco, è da un po' che non la facciamo controllare, quindi oggi è il giorno dove le faremo fare la radiografia, analisi del sangue, analisi dell'urina, quindi un check-up completo. E per non farle fare la punturina per farla addormentare, il veterinario ci ha consigliato di darle una medicina in polvere per farla rilassare. Quindi ora l'abbiamo drogata essenzialmente e lei è abbastanza in catalessi, vero? Sì, ok. Un po' è sveglia ma molto molto calma, diciamo che ha fatto effetto, quindi è il momento di andare dal veterinario e fare tutti i controllini, piccola. Sì. Mamma mia, come sto? Mamma mia. Dai, dai, che ora andiamo. Luna, ma tu non dovresti essere in bambola? A farci l'assorbimento. Beh. Ma da uno scattante alla faccia fa il riflesso, sembra che ci abbia un occhio cieco. Ora tutte e due. Lei bambolissima. Tornati dal veterinario, Luna è stata bravina all'inizio, poi è diventata un disastro come al solito durante il prelievo del sangue, ma in qualche modo siamo riusciti. Quindi ora, dopo aver gestito un pochino di mail, metto ad allenarmi. È ovviamente tardi perché è l'una meno un quarto, ma è un po' strano da raccontare e può sembrare un po' strano perché viviamo e lavoriamo nello stesso ambiente, però nonostante questo alla fine gli orari che abbiamo sono come quelli di ufficio, perché la mattina si lavora e poi praticamente ci si allena a pausa pranzo, più o meno sempre verso quell'orario, e quindi è comodo perché basta che sposto la scrivania e quindi posso iniziare ad allenarmi, però non è il che veramente toglie tantissimi tempi morti, tempi di spostamenti. Infatti per me è veramente bellissimo potermi allenare qui. Ogni tanto torno in palestra perché soprattutto quando magari qui c'è troppo confusione, non riesco ad allenarmi o ci sono un po' troppe cose da fare qua, allora ogni tanto evado e torno in palestra. Mi piace come ambiente, ma è sempre un po' frustrante per me perché io amo registrare tutto ciò, cioè amo registrare alcuni movimenti che faccio, qualche mio esercizio, eccetera. Ed è una cosa che in palestra non riesco mai, mai a fare. Ed è infatti una cosa che ho sempre sofferto tantissimo quando mi allenavo in palestra e non avevo altro ambiente oltre a quello. E quindi ogni tanto vado un po' per motivazione, ma la maggior parte del tempo mi alleno qua perché ho veramente tutto, pesi, manubri, bilancieri, dischi, quindi veramente non mi manca nulla, se non a volte il tempo, ma è una cosa normalissima. Quindi ora pausa pranzo / pausa allenamento e poi si continua la giornata. Yes. Thank you.
Ok, terminato, basta, fatto più o meno 50 minuti, 40 minuti. Molto spesso i miei allenamenti, quando non li registro, sono prove di esercizi e combinazioni per gli allenamenti che poi vado a registrare. Quindi, mi piace sperimentare cose nuove, farle sperimentare alle mie ragazze, e quindi mi diverto a mettere insieme e a creare degli esercizi un po' particolari. Tipo, oggi ho provato il shrimp... sputato. È partito un getto, shrimp. Io ho qualche problema di logopedia, quindi non riesco a fare il sh, ed è molto difficile in quanto il mio cognome è appunto Fashions, quindi non è il massimo. Comunque shrimp, perché faccio tipo, metto la lingua sopra, insomma, vabbè. Ti si può bene uguale. Grazie. Comunque, shrimp squat, che è praticamente questo squat su una gamba dove l'altra gamba te la tieni dietro. Tostissimo, difficilissimo. E provatelo, perché questo vi fa capire quanto l'allenamento a corpo libero, se fatto bene con testa, è veramente tosto, è veramente difficile. Che le male lingue non dicano. Bene, andiamo a pranzo. Ciao umani. Ho il panchiottino tutto repilato. Capo di vergognette. Coppia le vergognette. È un taglio alla moda, raga. È il rasato sotto, pelo lungo sopra style. Amore. La dottoressa ha detto che c'è un po' di adipe. E succede, si è rotto? Pranzo pronto, è del tofu in purgatorio, sempre una ricetta di Bloomwell. Praticamente si mette la salsa di pomodoro in padella con un filo d'olio, tantissime spezie, tantissime, proprio la chiave sono le spezie, e poi ci si sbriciola dentro il tofu. La Vale nella ricetta ci aggiunge anche il latte di cocco, quello denso, però per me è scomodo aprire la lattina, eccetera, e quindi lo faccio semplicemente al pomodoro con un pochino di pane tostato. Silenzio in aula. Pranzo non troppo estivo effettivamente, ma è ciò di cui avevo voglia. Questo pane poi è la spoletta delle Ande dell'S Lunga, troppo buona. E ieri sera abbiamo poi completato l'opera a lampadario appeso. E guardate il risultato. È molto arancione giallo, perché ci sono queste lampade. Adesso vediamo se riesco a farvele vedere. Ok. Cioè, questa lampada con la scritta home e questa lampada con la scritta love, che sono molto molto calde. Però devo dire che a me, nonostante io sia super pro luci fredde, non mi dispiace affatto, perché qua nella zona pranzo, la sera soprattutto, fa proprio questo effetto super homey, super luci molto soft, quindi ci sta molto bene. E devo dire che, ragazzi, sta diventando un gioiellino. Adesso le spengo perché elettricità. Questa sera cena legumi. Praticamente oggi pomeriggio ho messo in ammollo i fagioli di soia, i fagioli di mung. Hanno praticamente raddoppiato il loro volume e ora tolgo l'acqua in cui si sono stati in ammollo e li butto a cuocere.
E insieme a questi ne ho fatti veramente tanti anche da fare un po' di meal prep. Ho tirato fuori dal freezer i ceci. Ora vi spiego. Praticamente questi sono ceci che avevo già ammollato tempo fa. In realtà, per l'evento di Bloomwell, il mio unico compito era fare i ceci. Praticamente ho messo in ammollo i ceci per, non so, 300 persone, invece eravamo solo in 15, ma lo sapete, io sono così, sono una persona da quantità, mi piace sfamare le persone. Quindi, dopo averli tutti messi in ammollo, ci siamo resi conto che avevo esagerato. Ne abbiamo cotti e utilizzati solo una parte. Il resto, quindi quelli che sono avanzati dall'ammollo, li ho congelati direttamente. Quindi questi li ho tirati fuori dal freezer stamattina. Sono essenzialmente adesso allo stesso stato di questi fagioli di soia, quindi ammollati. E ora butto tutto insieme in pentola a pressione e lascio andare. Devo dire che mi ricordo un tempo. L'idea di dover mettere in ammollo i legumi mi faceva una fatica assurda, pensavo fosse un lavoro lunghissimo. Invece ora mi rendo conto che è la stessa difficoltà di quando la mattina decongelavo la carne, quindi dovevo impegnare a tirare fuori dal freezer la carne, ora mi devo impegnare a mettere in ammollo i legumi, perché poi i tempi di cottura, soprattutto grazie alla pentola a pressione, sono più o meno gli stessi. Stanno circa un quarto d'ora e poi li devo soltanto saltare in padella con un filo d'olio e un po' di spezie e la cena è pronta. Oh yes! La meraviglia! La meraviglia! Perfetti, pronti? Al dente come piacciono a me e sono già super deliziosi. Ora li tiro fuori e sporziono. Quelli che mangiamo questa sera li salto in padella con un po' di spezie e gli altri li metto in una schiscetta e li metto via. Ma io riesco a fare le cose senza fare sempre un disastro? Cena molto molto easy. Legumi, questi cracker di Coro buonissimi e insalata.